Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di fumetti. È stata un'impresa racimolare, ricordarmi tutti gli acquisti fatti da settembre a marzo. Io ci ho provato, ho accumulato tanti fumetti, avete visto l'anteprima, ho creato una pila che mi stava crollando addosso, non so come ho fatto a tenerla in piedi. Ci sono tantissimi fumetti sparsi qua accanto a me che non vedo l'ora di mostrarvi, quindi iniziamo immediatamente. Direi di partire velocemente con i recuperi manga che ho fatto. Sono in pratica seguiti di serie che sto seguendo da un po' di tempo, di cui ho già parlato qua sul canale, quindi sarò molto rapida in questo. La prima serie di cui ho recuperato i volumi 6, 7, 8 e 9 è Le situazioni di lui e lei di Masami Tsuda, edito dalla Planet al prezzo di 4,50 € a volume. Proprio in questi giorni ho ordinato anche il 10 e l'11 da Pop Store, non ho idea di quando arriveranno. Comunque, questi li devo ancora leggere perché sono ferma al 5 al momento, ma è una serie, è uno shoujo che mi sta piacendo veramente tanto, quindi non vedo l'ora di continuare. Ho poi il 456 di Tsubaki Chou Lonely Planet di Mikayama Mori, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,30 € a volume. Anche questo shoujo mi sta piacendo molto, soprattutto il numero 5 per me è stato spettacolare. Mi ha fatto un po' rivalutare questa serie e sono sempre più emozionata. Al momento sono in pari e non so quando uscirà il 7. Ovviamente c'è anche il 3 e il 4 di Amarsi e Lasciarsi di Osaki Saka, edito dalla Planet al prezzo di 4,50 €. È uscito anche il 5, ma mi sono dimenticata di prenderlo al Cartoomix. Non ho idea di come sia potuto succedere, ma vabbè, adesso lo sto aspettando, ho ordinato anche quello, quindi andrò avanti presto. Una serie nuova che ho iniziato negli ultimi mesi è Come dopo la pioggia di Junma Yuzuki, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,90 € a volume. Al momento ho i primi tre volumi che ho letto tutti e tre, mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto il numero uno. È una storia scolastica, sentimentale, un po' più matura. La protagonista è una ragazza liceale con dei principi però da adulta, da grande, diciamo, ed è innamorata infatti di un uomo di 42 anni. Verso Natale, se non sbaglio, mi sono concesso qualche piccolo sfizio, fra cui Polpette spaziali di Craig Thompson, edito dalla Rizzoli al prezzo di 35 €. Qualche anno fa sono stata alla presentazione di questo fumetto, purtroppo in quell'occasione non mi sono potuta prendere Polpette spaziali, l'ho recuperato un po' dopo e non vedo l'ora di leggerlo. Volevo leggerlo verso Natale, così come era accaduto per Abibi e Blanket negli anni passati, ma avevo paura di sprecarla questa lettura. Comunque, a differenza di altri fumetti dell'autore, questo è completamente colorato e si tratta di una storia ambientata nello spazio. Ho preso poi Vincent di Barbara Stock, fumetto che volevo da tantissimo tempo, edito da Vau Publishing al prezzo di 15 €. Mi piace molto la figura di Van Gogh, ho diversi libri a riguardo a casa, sono stata anche ad alcune mostre, quindi sono curiosa di scoprire la sua storia a fumetti. Lo stile mi intriga particolarmente. Ho recuperato poi un fumetto che mi avevate consigliato in tantissimi, ovvero Bellezza. L'edizione di questo fumetto lascia senza parole, è veramente bellissima. È un fumetto molto curato nei dettagli. Non me lo aspettavo poi così grande perché non l'ho mai visto fisicamente in libreria o in fumetteria, quindi non sapevo bene che cosa aspettarmi, ma è veramente meraviglioso, non vedo l'ora di leggerlo perché anche la storia, da quanto mi avete raccontato, è veramente molto potente e forte. Questo fumetto è edito da Bao al prezzo di 21 €. Faccio vedere qualche tavola. Io sono rimasta veramente senza parole appena arrivato. Anche in questo caso ho paura un po' di sciupare la lettura, quindi me lo sto tenendo per un'occasione speciale. Mi sono arrivati poi un po' di fumetti da Bao Publishing e devo dire che mi sento molto molto fortunata a poter collaborare con qualche casa editrice. Sapete quanto io sia legata al mondo dei fumetti, la mia grandissima passione in questo campo, e quindi per me è veramente è come se fosse ogni giorno Natale quando mi arriva un fumetto in omaggio, insomma, mi sento veramente
molto fortunata e grata per tutto questo. Il primo fumetto è La giusta misura di Flavia Biondi, appunto edito da Bao Publishing al prezzo di 19 euro. Sono stata all'anteprima di questo fumetto, ho avuto anche l'opportunità di intervistare l'autrice ed è stata un'esperienza veramente meravigliosa. Questo è uno di quei fumetti che dovete assolutamente recuperare. Tra l'altro, quando uscirà questo video, ci sarà ancora la promozione che fa ogni anno Bao, ovvero sconta tutto il catalogo al 25%, quindi questo è uno di quei fumetti assolutamente da recuperare, soprattutto se siete miei coetanei, perché la storia parla di una coppia che si trova in un momento un po' delicato della vita, perché entrambi non sanno bene quello che vogliono dal futuro, dalla propria vita, si trovano un tantino spaesati e penso che sia una storia in cui tanti si possono rivedere. Axa e i confini del vento di Nicolò Pellizzon era un fumetto che attendevo tanto, ma che mi ha delusa abbastanza. Il prezzo di copertina è di 19 euro e si tratta del primo volume di 4, se non sbaglio. La storia è ambientata in un mondo magico, ha a che fare tantissimo con la magia e si tratta di un volume abbastanza introduttivo. I disegni devo dire che non mi sono dispiaciuti, soprattutto i colori, gli abbinamenti mi hanno fatto impazzire, sono veramente molto molto belli. Purtroppo però la storia non mi ha convinta più di tanto. Ci sono delle parti scritte che secondo me rallentano un po' la lettura e rendono la storia un po' pesante. Io ho avuto questa impressione e quindi niente, mi dispiace perché l'attendevo tanto questa storia. Comunque se siete curiosi ho fatto una recensione sul blog che vi lascerò nelle schede qua sotto in descrizione. Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi, è un fumetto di cui vi ho parlato già ampiamente qua sul canale, trovate anche la recensione. È un fumetto meraviglioso uscito verso novembre, se non sbaglio, del 2017, a un prezzo di copertina di 27 euro. È una storia molto articolata, parla di amore, maternità, vocazione, tanti tanti temi trattati in maniera secondo me meravigliosa. Mi sono piaciuti tanto anche i disegni. È una storia che procede in maniera abbastanza lenta ed è questo il bello secondo me, gustarsi lentamente la lettura di questo fumetto perché c'è tanto da scoprire. È qualcosa che ti entra dentro, che ti emoziona e che non ti abbandona terminato il fumetto, ma che ti accompagna anche nei giorni, settimane, mesi successivi, qualcosa di veramente magico. Le ragazze nello studio di Munari di Alessandro Baronciani, un fumetto che devo ancora leggere, sono molto curiosa a riguardo, sempre edito da Bao Publishing al prezzo di 21 euro, ha una struttura secondo me molto particolare, ci sono delle pagine interattive e niente, spero di leggerlo al più presto perché mi incuriosisce veramente tanto. Non è te che aspettavo di Fabien Toulmet, è un fumetto che va letto, ve lo straconsiglio, se state cercando consigli, qualcosa da recuperare con gli sconti Bao, questo mettetelo in cima alla lista. È una storia che parla di un padre che scopre di avere una figlia affetta da sindrome di Down. All'inizio il padre protagonista, che sarebbe poi l'autore, fa un po' fatica ad accettare questa figlia, non la sente sua. C'è un percorso molto intenso. L'autore è stato sincero anche nei momenti più scomodi in questa storia e io l'ho apprezzato particolarmente. Oltre al fatto che si parli di una malattia non trattata tantissimo in letteratura, e questo fumetto mi ha permesso di conoscere qualcosa di più al riguardo e soprattutto mi ha spinto ad informarmi per conto mio. Una storia veramente toccante, molto 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 bella. Da Tounoua mi è arrivata invece La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur di Gautier et Lefebvre, a un prezzo di copertina di 17 euro. Fa parte della collana Tipi tondi di Tounoua, quindi destinata a un pubblico giovane, ma non solo. Infatti ve ne ho parlato recentemente in un video dedicato a due letture che hanno come target i bambini o comunque i giovani lettori, ma che secondo me potrebbero piacere molto anche ai più grandi. Questo fumetto in particolare mi ha colpito tantissimo per i disegni, che sono qualcosa di meraviglioso. Queste linee morbide mi hanno ricordato tantissimo il mondo delle favole. Mi è piaciuto tanto anche il contrasto fra colori molto cupi e freddi e colori invece caldi dell'aperto. La storia parla di una bambina di 8 anni e mezzo e della sua paura. Altri miei recuperi fatti a cavallo fra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno sono stati La generazione di Flavia Biondi, edito da Bao Publishing al prezzo di 15 euro. Ovviamente dopo la presentazione della giusta misura non potevo non leggere anche La generazione, che è un fumetto
stupendo. Mi è piaciuto veramente tanto questo fumetto, come nella giusta misura mi sono rivista, parla tantissimo alla mia generazione in generale, parla un po' del confronto fra generazioni in merito ad alcune tematiche come il lavoro, l'amore. Anche il protagonista di questa storia non sa bene che direzione prendere nella propria vita e per riscoprire un po' che cosa vuole veramente fare, torna nella sua famiglia, torna a casa. Qua si scontrerà appunto con generazioni diverse, riscoprirà un po' i principi veri, quello che conta veramente nella vita. Ho preso poi i quaderni giapponesi di Igort, edito da Coconino Press al prezzo di 19 €. Un fumetto che ho adorato perché si tratta di una sorta di diario, documentario, saggio inerente al Giappone. L'autore infatti parla della sua esperienza lavorativa fatta in Giappone e racconta un po' anche degli aneddoti, curiosità, le tradizioni di questo paese. Io, amando follemente il Giappone, non potevo non innamorarmi di questo fumetto, che ho trovato veramente molto completo, perché oltre che parlare dell'esperienza personale dell'autore, si rifà comunque alla tradizione e parla in generale, del Giappone. L'ho trovata una lettura stupenda, se vi piace il Giappone dovete assolutamente recuperarlo. Altro recupero obbligatorio dopo La Terra dei Figli è stato Una Storia di Gipi, edito da Coconino Press al prezzo di 18 €. L'avevo preso quest'inverno, se non sbaglio, quando c'era il 25% di sconto. Lo devo ancora leggere, devo trovare il momento ideale. Questo è un autore che sto scoprendo ultimamente. Come vi dicevo, ho letto La Terra dei Figli che mi aveva lasciato sensazioni un po' contrastanti. Mi era piaciuto, ma forse non l'ho compreso del tutto, quindi ho voluto recuperare una storia che è probabilmente la graphic novel più famosa di quest'autore. Ho preso poi The Empire of Corpses, edito da Star Comics al prezzo di 5,90 €, il primo volume di 3. Io mi sono fermata all'1 perché non mi è piaciuto. Ve ne ho parlato anche in un video qua sul canale, lo continuo, e ho fatto la recensione sul blog, quindi se siete curiosi vi rimando a quei contenuti lì. È un peccato perché ero molto incuriosita da questa storia. Un fumetto invece che devo ancora leggere è Bungo Stray Dogs, non sono sicurissima della pronuncia di questo titolo. Comunque, questo fumetto è edito da Planet Manga al prezzo di 4,50 €. La storia mi incuriosiva perché si tratta di un mystery, un giallo, che vede per protagonisti dei detective ispirati a dei personaggi letterari. Avevo iniziato a leggerlo un po' di tempo fa, ma non ero molto nel mood, quindi l'ho abbandonato dopo 2 o 3 pagine, però voglio effettivamente leggerlo e scoprire se fa il caso mio o meno. Un fumetto su cui invece non ho dubbi è My Capricorn Friend di Otsuichi e Miyokawa. Questo fumetto è edito dalla J-Pop al prezzo di 6,50 €. Si tratta di un volume unico che parla di bullismo. Anche in questo caso trovate la recensione sul blog. È un fumetto che ho trovato molto duro nel raccontare questa storia di bullismo in cui la vittima, diciamo, si vendica del bullo, dell'aggressore. Ci sono delle scene particolarmente forti, secondo me. Nel complesso l'ho trovata una storia interessante perché tratta una tematica di cui non mi smetterò mai di leggere e verso la fine ha dei tratti un po' misteri, c'è uno dei personaggi che si mette proprio a indagare su questo caso. Mi sono stati poi regalati da un'iscritta 3 manga, i 3 che compongono la serie di Dolci. Questo fumetto è di Soumei Yoshino, edito dalla J-Pop, ovviamente il prezzo non lo so perché è stato un regalo. Comunque sono curiosa perché non conoscevo questo manga. È indicato come seinen e penso proprio che avrà a che fare con la cucina, in particolare la pasticceria. Sono molto fan di questo genere, o meglio, mi piace molto cucinare dolci, quindi sono molto molto curiosa di leggere questi manga, anche perché la persona che me li ha regalati pensava appunto che potesse piacervi, quindi sono molto curiosa. Ho preso poi Mumy nelle follie invernali di Tove Jansson, edito da Iperborea al prezzo di 12 €. Questo fumetto l'avevo inserito nella mia wishlist, nonostante questo nessuno me l'ha regalato per Natale, quindi ho deciso di autoregalarmelo. È un fumetto veramente molto carino. Mi piacciono tanto i disegni, ma anche i colori così tenui sul pastello. Lo devo ancora leggere, in realtà avevo sfogliato qualche striscia, ma non l'ho ancora terminato. Ho preso poi Given di Natsuki Kizu, edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90 €. Questo primo volume mi ha incuriosita tantissimo, mi è piaciuta la storia, nonostante all'inizio la trovassi un po' non nelle mie corde, perché parla tanto di musica e non sono proprio
tipa da leggere storie inerenti alla musica, non lo so, non riescono sempre ad emozionarmi. Quindi ero un po' dubbiosa all'inizio, ma proseguendo la storia si fa più intensa e per certi versi drammatica, quindi mi ha incuriosita veramente tanto e non vedo l'ora di continuare questa storia. Ho preso poi il numero 1 di Children of the Whales di Abi Umeda, edito dalla Star Comics al prezzo di 5,90 €. Ero incuriosita da questa storia anche perché in quel periodo era stato annunciato la serie, l'anime su Netflix, che dovrebbe essere uscita ormai. Questa storia ha degli elementi secondo me molto interessanti. Innanzitutto è ambientato in un mondo ricoperto completamente di sabbia. Gli unici sopravvissuti navigano in questo mare sabbioso su una nave chiamata Balena. Alcune di queste persone hanno poi un potere legato ai sentimenti. Quelli che sono in grado di manipolare, diciamo, questo potere vivono meno rispetto agli altri e il protagonista ha il compito di tener traccia di tutto quello che accade sulla balena. Una storia che mi è piaciuta, però non lo so. Sono curiosa di leggere il seguito per farmi un'idea un po' più approfondita. Altro primo volume che mi è piaciuto tanto è Sunny di Taiyo Matsumoto, edito dalla J-Pop al prezzo di 9,90 €. Questa è una storia particolarmente drammatica perché vede per protagonisti dei bambini, ragazzini di un orfanotrofio. Si parla molto del concetto di famiglia, di relazioni, in maniera alle volte anche abbastanza cruda, diciamo, e mi ha incuriosita particolarmente questa storia, però voglio continuare per farmi una migliore opinione al riguardo. Il mio Salinger di Valentina Grande e Eva Rossetti, edito da Becco Giallo al prezzo di 19 €, è un fumetto che mi è stato gentilmente inviato dall'autrice. Ero molto curiosa di sapere qualcosa di più su Salinger perché devo ammettere di essere abbastanza ignorante in merito. Questa storia è stata interessante proprio perché tratta una parte abbastanza oscura di cui non si parla tanto quando si cita Salinger, ovvero della sua prima moglie e del periodo in cui lo scrittore era in servizio in Germania durante la seconda guerra. Si parla di stress post-traumatico, dell'incontro fra Salinger e Silvia, del loro rapporto. È stato quindi curioso scoprire qualcosa di nuovo che avesse a che fare con questa figura, ma non solo. Infine mi sono arrivati un po' di fumetti da canicola. Il primo di questi è Sad Boy di Berliac. A un prezzo di copertina di 16 € e sono molto curiosa di leggere questo fumetto perché ne avevo sentito parlare da lettori ribelli. Vi lascerò poi tutti i contatti qua sotto in descrizione. La storia è ambientata in una metropoli scandinava e vede per protagonista un ragazzo che non riesce ad integrarsi e che ha molta rabbia. Non ho mai letto nulla di quest'autore, quindi non vedo l'ora di approcciarmi a questa lettura. Stessa cosa vale per Figlio Unico di Vincenzo Filosa, altro titolo di cui ho sentito parlare moltissimo in giro. Ha un prezzo di copertina di 18 € e sarà fra le mie prossime letture perché lo stile è molto particolare e niente, mi sento un po' ignorante in questo momento perché sono autori di cui ho sentito parlare ma di cui non ho mai letto nulla e quindi devo assolutamente recuperare. Mi è stato inviato poi L'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge. Questo l'ho già letto e mi è piaciuto veramente tanto. Penso che sia una lettura da fare a un certo punto della propria vita, nonostante sia una storia particolarmente drammatica, intensa e per certi versi anche molto triste, fa riflettere veramente tanto. Il protagonista di questa storia è un uomo con un ruolo non ben definito all'interno della società. Era un mangaka di successo, ma ha deciso di mollare tutto per occuparsi di altri lavoretti che gli permettessero di sopravvivere e fare soldi con il minimo sforzo. Purtroppo però non riesce a mantenere la famiglia, per questo litiga spesso con la moglie ed è diciamo un po' un reietto della società. Ed è proprio di queste persone che si parla all'interno del fumetto, quelle persone che non hanno un ruolo ben definito all'interno della società, che non contribuiscono diciamo al benessere generale. Due fumetti che invece non mi aspettavo di ricevere, quindi di cui so veramente poco, sono questi due, ovvero Sempre insieme di Dario Sostegni e Il fratello di Jürgen di Alessandro Romeo e Alice Sokal. Sono dei fumetti veramente brevi che quindi leggerò prestissimo e poi vi farò sapere la mia opinione al riguardo. Pensavo di aver finito, ma in realtà non è così perché mancano gli acquisti del Cartoomix. Cercherò di andare abbastanza veloce perché di alcuni vi ho già parlato sul blog. Ho recuperato Kids with Guns di Capitan Artiglio, sono riuscita anche a farmelo dedicare. Questo era un fumetto che attendevo tantissimo quest'anno e non
non mi ha minimamente delusa. La storia è ambientata in un mondo un po' fantascientifico in cui i cowboy cavalcano dinosauri. Ho detto tutto. Questo fumetto è edito da Bao Publishing a un prezzo di copertina di 20 euro e sempre dalla Bao ho recuperato anche il volume 8 di Saga. Questo è un prezzo di copertina di 14 euro, non sono ancora in pari con la serie, ma meglio così, perché ho scoperto che il seguito, il numero 9, uscirà a gennaio, comunque all'inizio dell'anno prossimo, quindi fra un po' di tempo. Ovviamente ho recuperato anche Made in Abyss di Akihito Tsukushi, edito dalla J-Pop al prezzo di 7,90 euro, anche di questo trovate una recensione sul canale. Ho approfittato poi di una bancarella che vendeva fumetti scontati al 40% per recuperare Taglia e Cuci. Questo fumetto è di Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, edito da Rizzoli e ha un prezzo di copertina di 13 euro. Non potevo abbandonarlo lì, era scontato al 40%, mi sono detta ora o mai più. E l'ultimo fumetto che ho recuperato è Melagrana. Questa è un'antologia sull'Eros, edito da Attaccapanni Press, al prezzo di... mi sa che non è riportato. Penso di averlo pagato sui 12 euro, sono riuscita anche a farmi fare una dedica e non vedo l'ora di leggerlo. Lo puntavo già da un po' di tempo questo fumetto, perché è una raccolta di storie di autori diversi che ha come tema centrale, come vi dicevo, l'amore erotico, quindi... non lo so, sono incuriosita e ci sono tanti autori che mi piacciono molto, quindi non vedo l'ora. Infine, Indomite, edito da Bao Publishing a prezzo di 20 euro. Questo fumetto mi è piaciuto veramente tantissimo perché raccoglie le biografie di diverse donne che hanno fatto un po' la storia, delle personalità che non si sono arrese ai pregiudizi e alle difficoltà, ma che anzi spesso hanno rivoluzionato e rotto, diciamo, delle barriere. Una lettura molto interessante sia per scoprire qualcosa di nuovo che per lasciarsi ispirare. Questi erano quindi tutti i fumetti che ho recuperato negli ultimi mesi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto qualche fumetto che ho citato, se siete incuriositi da qualcosa in particolare. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!